testa a testa, pazzesco, raga. Salve a tutti, friends, salve Super Curry. Eccoci qua, ragazzi, torna il nostro format bello liquido, ovvero cambio automatico contro cambio manuale. Allora, l'abbiamo provato su Formula 1 e ha vinto il cambio manuale di un secondino. L'abbiamo provato su assetto corsa competizione. Il divario si è un po' ampliato perché sono giochi più simulativi. Ora, Gran Turismo Sport, di tutti questi altri giochi che abbiamo nominato, è quello meno simulativo, eh? Quello un po' più arcade. Quindi questa prova teoricamente su questo gioco dovrebbe dare un risvolto molto più vicino tra il cambio automatico e manuale. Addirittura poterci dare delle novità e delle sorprese. Nel senso, potrebbe addirittura vincere anche il cambio automatico. Perciò non si sa, ragazzi, andiamo a fare questa prova con la nostra Mercedes di Formula 1, già che l'ho ricomprata a prezzo salato. L'andiamo a provare e vedremo se su questo gioco finalmente vince la prima gara il cambio automatico. Allora, io ve l'ho detto, il cambio automatico è buono, ma nei giochi è buono quando giocate col pad. Nei giochi simulativi, raga, non è troppo indicato, perché chiaramente cambiando le marce voi potete fare molto meglio in pista. Però c'è chi mi dice: "Corrado, non ci sono abituato, non ci riesco". Però vi dico, sforzatevi, imparate, perché è veramente tutto un altro livello. Andiamo a vedere la pista, adesso lo proviamo, raga, su circuito di Spa, dai. Piace molto questa pista, soprattutto con le Formula 1, anzi, con le vetture. Mettiamo l'automatico come prima prova. Con le vetture di Formula 1, una pista veramente figa, molto deludente con le GT3 perché è lenta. La GT3 su una pista molto veloce con rettilinei così lunghi. Raga, andiamo a provare, facciamo due giri di pista come al solito col nostro cambio automatico, poi mettiamo il manuale con le nostre super palette 3D Wrap e andiamo a vedere un po' come va. Dai, partiamo, friends. Si parte, friends, dai. Ah, io sto a cambiare marcia, ma ci sta il cambio automatico. Oddio, l'abitudine, guagliò. Come potete vedere, guarda qua. Vamos! Oh minchia, già sono andato un po' lungo. Vedete, però vi dovete sempre adeguare a quello che decide. Ma chi è questo? Ah, il fantasma dei giri di prova che abbiamo fatto. Ho fatto un paio di giri per capire com'è la pista, sennò ci ammazzavamo completamente col cambio così. E infatti. Beh, raga, devo dire che il volante T300 con sto gioco è regolato davvero a top. Si vede che c'è stato fatto un setup particolare perché va molto bene. Molto meglio di quello che è su assetto corsa competizione, dove ieri nel championship non siamo riusciti a trovare mai una regolazione di volante adeguata. Madonna, pazzesco, raga, bellissimo. Incredibile come è regolato sto volante su sto gioco. Madonna, raga, pazzesco. Ma va benissimo anche il cambio. Devo dire che il cambio automatico qua va veramente bene. Forse il gioco doveva meglio, eh, insieme a Formula 1. Oh cazzo. Vabbè, qua non le so bene le traiettorie. Insieme a Formula 1, raga, questo è il gioco dove il cambio automatico sta andando bene. Sempre preciso, cambia le marce al momento giusto. Chiaramente non è mai quello manuale, ma qua ci potrebbe essere una sorpresa. Preparatevi, facciamo il secondo giro. Ottimo, ottimo, ottimo. Ah, cazzo, un po' lungo, vabbè, dai. Ma io sto a cambiare marcia, ma come... raga, niente, 1.54 è l'abitudine. Vedete, il fatto è che se andate un po' lunghi con il cambio manuale, buttate dentro una marcia oppure la scalate e avete la possibilità di recuperare dalla minchiata che avete fatto. Col cambio automatico no, gestisce tutto il computer e so cavoli. Però devo dire che su Gran Turismo Sport davvero regolato molto bene. Il volante è fantastico perché, ripeto, evidentemente essendo ufficiale Gran Turismo gli hanno fatto un settaggio a sé. Ma anche il cambio automatico qua veramente cambia le marce sempre in maniera molto buona. Si vede che l'hanno studiato proprio bene. Beh, raga, sono strafelice.
Andiamo a vedere qua nell'ultima parte del circuito. Non voglio sbagliare perché voglio fare un buon tempo per poter estremizzare dopo quel cambio manuale e dover andare al meglio. Poi ci potrebbe essere una sorpresa oggi, Franz. Comunque la Formula 1 qua a Spa è una godura pure su Gran Turismo Sport. Fantastica. Esce bene super. Dai, adesso 3.14. Hanno pure belle veloci. Comunque, volante sontuoso. Non so come si apre il DRS, raga. E anche il cambio ottimo. Guardate come sono riuscito qua a farla bene, perché il cambio ha scalato marcia al momento migliore. Allora, 51.2. Dai, proviamo a farlo con il nostro cambio manuale. Eccoci! Andiamo a vedere che settaggi sono uguali, sì. Madonna, raga, come si guida bene sta Mercedes qua col volante. In certi momenti mi sconvolge proprio sto gioco. Però vedete qua come riesco a farla molto meglio. Però siamo là, È da capire. Certamente è tutta un'altra guida. Mi sento completamente il mio destino in mano. Oh, passa Super Corris col cambio automatico. È una battaglia bella tirata qua. 3.20. Oh, cacchio, lunghissimo. Madonna santa, oggi sto prendendo uno squaglio pazzesco. Ma non è finita, Franz. Ci vuole provare, Corris. Madonna, come si guida bene sta macchina su sto gioco, su sta pista. Col T300. Raga, sto godè. Oh! E oggi ci potrebbe essere una sorpresa. Pazzesco, raga. Però, allora, a livello di sensazioni è chiaro che ora mi sento molto più a mio agio, perché so quello che devo fare, so dove frenare. Se faccio un errore so come recuperarlo. Invece prima, molto meno. No, oh, cazzo, primo giro è andato, primo giro si è andato, Dai, va. Provate qua, riesco sempre a farla molto meglio. Vedete come cambio le marce prima del gioco, quanto sto guadagnando solo nel cambio marcia. Guardate quanto ho guadagnato su me stesso. Adesso Corris si prende la prima e scappa. Sto levando la scia, ma non ci stanno le scie qua. Vediamo quanto sono pazzo. Oh cazzo. Chiaramente dovete gestire anche le scodate dell'auto. Cioè traction bassissimo, ragazzi. Oh no, qua è tiratissima. Pazzesco, raga. Testa a testa, testa a testa. Testa, pazzesco, raga. Questa è la battaglia più incredibile che abbiamo mai fatto su questo format. Vicino a Corris. Si giocherà tutto nell'ultima curva. Non dobbiamo sbagliare. Oh!
Madonna, raga, per un non nulla, per un decimo, pazzesco. Eccoci qua, ragazzi, pazzesco, pazzesco. Detto anche nel video, ve lo ripeto, cioè, veramente una gara tirata come questa mai vista. Tra il cambio automatico e quello manuale. Perché, vi chiederete voi, perché su sto gioco veramente è stato settato il cambio automatico in maniera molto buona. Quindi anche giocando senza mettere le marce riuscirete ad avere prestazioni eccezionali. Sugli altri titoli la differenza c'era ed era molto evidente. Su questo abbiamo potuto vedere che, cioè, siamo là, eh. Chiaramente a livello di sensazione è sempre meglio giocare col cambio manuale. Se uno si allena, secondo me il divario un po' si amplia, ma è minimo. È minimo rispetto agli altri giochi tipo Formula 1, dove c'era solo un secondo di divario, però qua solo un decimo, mentre invece sugli assetto corsa il divario si è allargato. Perciò, raga, veramente una gara tiratissima. Io mi sono trovato benissimo perché pure col cambio automatico, ripeto, il gioco l'ha settato talmente bene che è riuscito a fare le curve sostanzialmente in maniera perfetta. Perché il gioco l'ha settato bene, però le sensazioni e il poter tirare a lungo andare è inferiore. Perché col cambio manuale scegliete voi cosa fare. Voi avete visto dopo la prima curva, solo nel tirare le marce più di quello che tira il computer normalmente me ne sono andato. Quindi, raga, è tanta roba. Però va bene così, dai. Mi sono divertito tantissimo. E niente, vi do appuntamento ai prossimi video. Il vostro Supercore. Ciao, friends.